Il trapianto di capelli FUE sono uno dei modi più efficaci per ripristinare la densità precedente dei capelli. Ma per ottenere i risultati giusti devi prenderti cura dei tuoi nuovi capelli durante il periodo di recupero. Uno degli elementi più importanti di questo è dormire nel modo giusto dopo l'intervento. In questo video ti darò 5 consigli di esperti per assicurarti di ottenere il riposo di cui hai bisogno senza compromettere i tuoi risultati. Ciao, sono Frugina della Clinica Hair Palace. Come coordinatrice dei pazienti ho accompagnato il trattamento di oltre 1500 pazienti negli ultimi 5 anni. Il sonno è una parte essenziale del processo di recupero dopo l'intervento di trapianto di capelli FUE e riposare a sufficienza può aiutare a garantire che il tuo corpo sia in grado di guarire correttamente. Sfortunatamente, dormire dopo un trapianto di capelli FUE può essere impegnativo, poiché il disagio e l'ansia generale possono rendere difficile il riposo di cui hai bisogno. Per fortuna, ci sono alcuni passaggi che puoi fare per assicurarti di dormire a sufficienza dopo il tuo intervento. Il tuo chirurgo ti fornirà dettagliate istruzioni post-operatorie da seguire, incluso quando e come dovresti dormire. Assicurati di seguire queste istruzioni il più fedelmente possibile per evitare danni ai follicoli piliferi appena trapiantati. Quando si tratta di dormire dopo un trapianto di capelli FUE, il cuscino giusto è fondamentale. Scegli un cuscino morbido e di supporto che possa fornire un supporto alla testa e al collo mentre dormi. Evita di usare un cuscino troppo morbido o troppo rigido, in quanto ciò potrebbe causare pressione sul cuoio capelluto e interrompere il processo di guarigione. Oppure prova un cuscino per il collo a forma di U, come questo. Questo è ciò che raccomandiamo ai nostri pazienti, in quanto impedisce all'area trattata di toccare il letto o la biancheria dal letto, fornendo comfort. Dormire sulla schiena è la posizione migliore dopo un trapianto di capelli FUE, in quanto ridurre l'attrito tra il cuoio capelluto e il cuscino. Ciò contribuirà a prevenire eventuali danni ai follicoli piliferi appena trapiantati. Lo stress può interferire con la tua capacità di riposare bene la notte, quindi cerca di mantenere bassi i livelli di stress nei giorni e nelle settimane successivi al trapianto di capelli FUE. Prova tecniche di rilassamento come la respirazione profonda o l'aromaterapia per alleviare la mente e il corpo. Se hai ancora difficoltà a dormire bene dopo un trapianto di capelli FUE, prova i sonniferi naturali come la melatonina o la radice di valeriana. Questi possono aiutarti a rilassarti ed ad addormentarti molto più facilmente. Seguendo questi suggerimenti, puoi assicurarti di ottenere il sonno ristoratore di cui hai bisogno per aiutare il tuo corpo a riprendersi dall'intervento di trapianto di capelli FUE. Se hai domande o dubbi sul dormire dopo il trapianto di capelli FUE, assicurati di parlare con il tuo medico. Com'è andata la tua prima notte dopo l'intervento di trapianto di capelli? Facci sapere nei commenti qui sotto. E se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale. Pubblichiamo nuovi video ogni settimana, così puoi dare un'occhiata alle storie di successo e saperne di più sui metodi di ripristino dei capelli che possono aiutarti a superare la caduta dei capelli una volta per tutte. Grazie per aver guardato questo video.